tutto esaurito in ogni ordine di posti sugli scranni dell'opposizione, i moderati per Caltanissetta hanno dichiarato ufficialmente il passaggio dall'altro lato della barricata, il salto della staccionata. Una decisione che si respirava nell'aria già da tempo, numerosi i segni di insofferenza da parte dei tre, Guido del Popolo, Rita Daniele e Walter Dorato. Soprattutto dopo la spaccatura con il consigliere comunale Salvatore Calafato, tra i fondatori del gruppo consiliare. L'atteggiamento critico è aumentato sino ad arrivare alla decisione di apporre la firma alla mozione di sfiducia che verrà presentata in consiglio comunale per sfiduciare il sindaco Ruvolo. Consigliere del Popolo, adesso quella sua e quella del consigliere della consigliera Rita Daniele saranno le firme decisive per portare la mozione di sfiducia in consiglio comunale. Voi oggi avete deciso di ufficializzare il passaggio dalla maggioranza all'opposizione, una scelta forte, importante, dettata da quali ragioni? Guardi, noi siamo lo strumento che i cittadini utilizzano per richiedere interventi all'amministrazione attiva. Possiamo dire che noi siamo il megafono dei cittadini. Oggi, a nome dei cittadini nisseni, abbiamo preso atto del fallimento politico del sindaco Ruvolo e pertanto siamo costretti a dichiararci fuori dalla sua maggioranza. Questa è una maggioranza, tra le altre cose, che non ci ha mai convinto. Le spiego anche perché non abbiamo mai condiviso i metodi assolutistici, possiamo definirli, del sindaco Ruvolo, che non ci ha mai coinvolto nelle scelte amministrative, ma ci ha sempre messo sul fatto compiuto. Questa non è assolutamente democrazia partecipata, e dire che il polo civico e l'identità del polo civico era proprio la democrazia partecipata. Solamente che ho capito che questo nuovo movimento non sa neanche il significato di queste due semplici parole. Oggi si è sancito, oltre la fine della maggioranza numerica in consiglio comunale del sindaco Ruvolo, si è sancito anche il fallimento del programma elettorale del sindaco Ruvolo, perché è del tutto disatteso. Oggi con la mia firma finalmente si è arrivati a 12 firme e si potrà portare in consiglio comunale la sfiducia del sindaco Ruvolo. Dopodiché ci vorranno 20 voti per sfiduciarlo. Mi auguro che con un attimo di un po' di dignità il sindaco possa dimettersi prima di arrivare in consiglio comunale. Questo non lo chiedono i moderati per Caltanissetta, ma questo lo chiede l'intera città di Caltanissetta.